C'è l'ombra dell'albero, chi è che mi fa l'ombra qua? È l'albero? Chi lo sa? C'è l'ombra? Fa fuoco? Sono solo. Ma puoi stare dove vuoi. Qua c'è scaduto il sole quasi, eh? Robin, c'è scaduto? Ma qual è il topic, l'argomento? L'argomento è Genova, Napoli, Livorno, Torino, Milano. Dai! A mente! Sì, veramente, dai te, no, stai a perdere tempo con tutte queste chiacchiere. Fai sto video! Ma dammi un momento, eh? Come lo devo abbassare? Fino a qua? Così? Sta bene, eh? Cazzo di fuoco, vedi te, eh? C'hai poco tempo, Robby, è inutile che ci giri intorno. Fai sto cazzo di video! Sono pronto! Vado? Entra giù pesante, lì no, e basta, non se ne può più, di più, entra proprio cazzato nero, cazzo, ma non se ne può più, di più, oh, mi sono proprio rotto, veramente non se ne può più. Poi entra quello da fuori. Ma di che, Robin? Perché sei così incazzato? Questo era un po' sardo alla fine, rifallo. Uè, Robin, ma perché sei così incazzato? È perché vai agli eventi, vai a... Dove cazzo vai? Vai al sole, no? Perché vai agli eventi, alle conferenze, ai workshop, ai seminari, pure a pagamento. E arriva sempre quello lì. Forse uno solo, magari, no, non è quello lì. Arriva quello lì, nel senso, quel tipo lì, che mette su la sua presentazione e comincia a leggerti una slide dopo l'altra. Ti legge quello che ha scritto lui sulle sue slide. Non solo. In più, cosa fa? Genio. Si gira verso lo schermo, punta il telecomando verso lo schermo e presenta le varie slide. Ogni tanto viene da te, dice qualcosa, spiega, poi torna, va verso lo schermo, perché ecco, ma il pubblico dove sta? Sta di qua. Perché stai sempre girato di là a presentare ste slide? Noi stiamo qua, ci vuoi parlare a noi? No, perché alla verità. Oh, ma che te sei proprio. Ma cioè abbiamo perso proprio il lume della ragione. Ma che mi stai a presentare le tue slide? Ma non eri venuto qua per presentarmi le tue idee? Le tue idee! Che poi parliamoci chiaro, oh, ste slide che sono? Sono le tue note personali, cioè sono le sue note personali di quello che dovrà dire, trattare. Quelli che hanno tutto quel testo nelle slide che non riesci neanche a leggere tu che stai poi nell'ultima fila. Dici, ma che cazzo hanno scritto qua? Ma cioè, ma è scemo? Cioè, ma se hai portato il quaderno con gli appunti qua ce lo sta leggendo? Ma io dico, ma fammi da 400 capocciate al muro. Se ti sei dovuto fare questi appunti, ma io dico, leggiteli a casa, studiateli, no? Imparateli a memoria, che cosa ci sei andato a fare a scuola? Cioè, sta materia che è la top, che c'è in tutte le scuole, imparare a memoria la roba. Cioè, usa, no? È una materia che abbiamo dovuto imparare per forza, utilizza questo skill. Impara, sta dannatissima roba, memoria, e non ti girare verso lo schermo a presentarmi la tua roba. Beh, Robby, ma cosa pensavi, no? Si fa una presentazione, ti chiamano per fare una presentazione, si chiama così proprio per questo. Oh, ma stai proprio fuori, se lo devi leggere resta a casa, anzi ti dico meglio, anzi lo dico agli organizzatori degli eventi, perché poi siete voi responsabili di far andare questa gente sul palco, di dirgli pure magari bravo alla fine, ci vediamo l'anno prossimo. Se volete invitare queste seghe, allora mandateci a noi che paghiamo il biglietto, che ci siamo iscritti, ci mandate una settimana prima, magari anche due, la presentazione di questi signori. A noi ce la leggiamo, non l'abbiamo mai vista prima, la leggiamo con interesse. Il giorno che c'è l'evento, mettete questi signori sul palco e noi in quei 45 minuti vi facciamo un po' di domande interessanti su queste cose che hanno scritto, invece che venire qua a vedere loro che leggono le loro note. Cioè, sarebbe più interessante per tutti, anche per loro. Io penso che se uno ha delle idee chiare nella testa, non gli servono le slide. Se usa le slide per spettacolarizzare, per rendere ancora più interessante il suo racconto, accompagnandolo con delle immagini, delle citazioni, delle illustrazioni o diagrammi che a volte aiutano a illustrare o spiegare qualcosa, bene. Ma se no dobbiamo uscire da questo mantra, vado a parlare in pubblico, mi serve una serie di slide. Ma chi l'ha detto? Fermo, no, anzi, no, per favore salvati se ancora non l'hai mai fatte. Morale della favola? Se una cosa ti sta a cuore, se hai le idee chiare, se hai qualcosa veramente che vuoi comunicare e condividere, se hai avuto coscienza di studiare e di prepararti, le slide non servono.
PowerPoint lo puoi buttare via. Thank you.